La valigia blu. Poesia in viaggio senza meta. Voi oggi sia in viaggio senza meta. A dire la redazione è un po' dimezzata, siamo in due, quindi sono da solo. Emiliano sta declamando, sta partecipando a questa giornata internazionale della dando vita ad un happening importante. Importante così come importanti sono gli altri incontri, davvero impossibile contarli tutti, che oggi sono stati organizzati proprio in queste ore un po' dappertutto. Un'alternativa, o seguirne un po', ma ancora siamo troppo giovani per avere tutti i contatti giusti, oppure parlare comunque oggi presso questa undicesima puntata della giornata internazionale della poesia. E così a seconda alternativa, anche con una iniziativa promossa da un'associazione di cui fa parte Valeria Raimondi, che quindi sarà con noi intorno alle 19:30. Dunque, dicevamo appunto la giornata internazionale della poesia, siamo alla 19ª edizione, è stata istituita nel 1999 dall'UNESCO. Un momento importante, un momento per non rinunciare del tutto, o meglio non continuare a tenere chiusi nei manuali, nelle antologie, nei libri, questo grande patrimonio che davvero può darci una grande mano in questo momento, come sentiremo poi dalle interviste che abbiamo effettuato. Ci saranno alcune interviste sicuramente a Roberto Piperno e Francesca Farina, che hanno organizzato appunto l'appuntamento di Roma, e poi anche a Rosaria Di Donato. Anzi, Rosaria Di Donato sarà il primo servizio che manderemo in onda. Rosaria Di Donato è una professoressa che sta organizzando da diversi anni degli incontri di poesia nelle scuole. Devo dire, un modo importante quindi per portare la poesia tra gli studenti, e quindi coltivare poeti, sì, fare in modo che la parola nuova non muoia, non illanguidisca, non si chiuda appunto in se stessa. Dunque, una brevissima pausa musicale, poi torneremo in onda perché cominceremo subito con una declamazione. A tra poco. Thank you.
una poesia di Franco Arminio. Ogni viaggio comincia da qui, dalla casa sul costone d'argilla sorretta da 6 alberi di noce. Mi piace l'Italia arcaica più di quella nuova e antica. In certe zone senti polvere, in altre sangue di vento e di ferite. Mi piace Trevico, il paese dove si fermano le nuvole. Mi piace Aliano, che sta in bilico, un orlo che ti tiene in questo mondo e te ne fa sentire un altro. Ho visto le radici degli alberi sul lungomare di Reggio Calabria, la cattedrale di Troia col rosone lavorato come se fosse paglia. Vado in disordine, mi viene in mente un pomeriggio di marzo a Noto, la cura della luce, l'anima che guarisce mentre guarda e cammina. Il museo di Vibo Valentia, la lamina d'oro, documento umano da custodire pure quando finisce l'universo. La prima volta a Senerchia, un pomeriggio di dicembre, la scoperta che un paese morto è sempre più vivo delle meste agonie che vediamo in giro. Craco, le capre che mangiano ai piedi del paese, i campanacci di San Mauro Forte, le rovine di Poggio Reale, il bianco di Pisticci e di Ostuni, le pietre di Pompei e di Sepino, una donna che prega nella chiesa di San Nicola a Bari. Venezia, che ti fa pensare al miracolo, eppure il cuore di Firenze e Moresco e Tuscania e il teatro di Vicenza e le piazze di Padova. La bellezza e la stanchezza che sento quando sto in Toscana, Italia etrusca, assai diversa dall'Italia greca, l'Italia che vede a Taranto, lo sfregio della città d'acciaio, il fregio del passeggiare stretto per mano al mare. Ancora fregio e sfregio, all'Aquila, la città costruita coi soldi delle pecore, la chiesa che comincia con un lungo prato, la pena di vedere Camerino tutta chiusa e puntellata. L'Italia che trema e poi diventa ostaggio della burocrazia e della furbizia. Mi piace Reggio Emilia, il Duomo di Modena, lo stupore tenuto al chiuso, la cattedrale di Trani, tutta luce. Mi piace l'Italia che sa di terra. Spero che resista la campagna intorno a Roma. Spero che resistano gli ulivi del Salento, i pastori sardi, le vacche di Acettura. Napoli l'ho capita da poco e così pure il Cilento. Stessa regione ma tutto un altro senso. Torino, il Piemonte, lucido e senza disincanto. La sorpresa di sentire Milano come un posto tranquillo. Il cimitero monumentale e i molti cimiteri che ho incontrato, da Scario a Redipuglia. L'Italia dei confini, penso alla Fossa Bratanica, al Castello di Monteserico, Altamura, Gravina, Matera Anatolica e Bizantina. L'Italia è bella perché ha tante storie e tante geografie. Genova, Trieste, Ragusa e Rovereto, Pomponesco, il silenzio della grande pianura. L'unico rumore in piazza arriva da una fabbrica lontana 2 chilometri. Procida, isola paese, Sardegna che sa di Australia e vento, Pantelleria dolce e silenziosa. È un'isola pure la Calabria, Riace e Pentedattilo, il mare di montagne del Pollino, la Sila e l'Aspromonte e la montagna che ti mette in salvo dalla modernità incivile che ci ha rubato ogni pianura. L'Italia fatta capannone e officina, villetta, cancello, pompa di benzina. Prima di tornare a Bisaccia non posso dimenticare Campo Imperatore e la riga azzurra dei Sibillini, Pizzoferrato e i piccoli paesi che non devono morire, le vecchie di Andreatta e di Montaguto, gli alberi soli in mezzo ai campi arati, il sole d'ottobre a Porto Badisco, il sonno dell'Italia che ancora non ho visto.